Eccoci qua. Radio. Tec, tec. Stefano! Sto a fare la missione. Dio mio, che spazio! Stefano! Fai la missione. La missione. Ma come vuole sta cazzo di macchinina? Caputtata. Ma i coglioni. Era un truccata 172. Facciamo quella, no? Però aspetta, non è giù botto. Vabbè, la cacciare dopo.
Vediamo dove deve andare. Ci andiamo. Là, e allora abbiamo un attimo qua. Qualche giubbotto e vado a sparare là. Ma porca puttana, tu vai. Uè, Lucarino, tutto bene. Tu dove, che fine hai fatto? Non mi hai lavato quel... Ma? Vuole venire a ammazzare che dopo da mai? Vada! Guarda come viene da pesce, non è vero? Meglio che non mi viene troppo da pesce, non mi prendo spazio. E come va, tu canino? Ma quando sei la sabbia, tu vai? Quando c'ha la sabbia? Tu fai la sabbia quando non sei online? Comando, fate meta come sempre, che senza fare meta non siete molto. Madonna, andiamo a prendere il giubbottino e andiamo a fare la missioncina. Sperando che non ci prego. Comunque se ti rispondo di andare non lo sapete perché non ho accesso, se non vi vedete un capricci. Va bene, tranquilla. Ecco. Sono morto qui. Sotto due tasti. Niente, non ha senso. Tu non lo so, tu non lo sai tu, c'è me. Ci ti dama canale. Mia madre mi mandava dei messaggi. State un attimo. Sono bello. Ok. Check. Jack! Uè, uè, chi ci sta? Lo cazzo! Buonasera! Che volete fare, ragazzi? Cosa volete fare? Oh, mi fai parlare, porca puttana! Se non mi sentite dentro 10 minuti, beh, sono 9, 3, 4. Capito? Vabbè, 2 minuti, non si debba, manca usare una fottuta radio, mamma mia. No, dai, ma mi scoppia la roda, giustissimo.
No, ti prego, però non mi scoppia io. Invece. Ma... Senti. Scoppiare lo stesso. Ehi, no, tu che stai facendo? Ma la volete usare bene stare che non vi sento? No, vabbè, nulla, sono scemo. No, sono scemo, nulla. Fanno solo dei pipi pipi. Lei sembra sicuro. Oh! E potete andare a comprare un kit di ruote? Mi serve una ruota. E vabbè, bebe bebe. Vi giuro, vi sto per mandare a fanculo, visto che non volete parlare su sta cazzo di radio. Vabbè. Ecco. No seas pendejo, vete a la chingada. Come on, motherfucker! Get the fuck out of there, now! Fatti fuori tutto, fatti fuori. Viene più di me da quando fanno male. No, mi fanno c'è il cazzo quando fanno male. Check. Ma spero che l'altro le possa uccidere qua vicino. Ma cazzo è chi? Ah, non me lo dice adesso, cioè, prima di accorgere di questo.
Check, check. Ma poi non rispondono. Minchia, mentre i nevi mi stanno facendo tornare. Speriamo che qua vicino, vai, ti prego. O poi che lì vicino alla posta. Vediamo dove è. Ma qua, meno male. Meno male, tutto vicino. Check. No, non sento. Check. Allora, sei tu che tocca parlare di radio e non mi fa parlare, cioè non si fa sentire. Sentendo scemo io. A cliccare tutti e due i tasti, ma quando lo devi dire? Porca troia, oh. Bebe. Bomba, capo, homie, you're good. A te pa' atrás, pendejos. You're fucking dead. Hijo de puta madre! Sei tu il problema, eh vabbè, sempre io sono il mio problema, ma poi vedi proprio come mi fanno uccidere i coglioni. Sono io il problema, non sono io il problema, sono io. Nino, mi senti? Non ho io il problema. Senti, ma questa cosa. Ma quale stai calmo? Stai rompendo un cazzo, questa cosa sei tu il problema, se cazzo, dai. Datevi tu stessa la colpa. Mamma mia. Pendejo. Pendejo, ma un esso scemo, sai, cabrone! Tutto cose capito. You fucking asshole! E entra qua, che cosa? E ne pc di merda. Yeah! Ma pure loro mi sentivano a me. Quindi. Fuck you! Fuck you, vabbè, va, che supera solo su. Ne pc di minchi. Kyle, puto! Io te mato! Ma che cazzo ammazzare? Sei buggato, davvero? Bitch! Vabbè, fui piano piano in grida. Affanculo. Guarda, ancora sparano. Matalo, matalo, affanculo. Thank you.
Minchia, 30 minuti, no! Oddio! Dai, su cazzo di riavvio, mi scordo sempre, c'è un riavvio. Ma dopo di avvio non possiamo fare le cose per mezz'ora. Un 4 ore, no, è più di merda. Potrà lì di più. Ah, quando dai 121. Buono, dai. Non migliorare più. Non piglia nemmeno. Grazie veicolo. Da poco, sì. Quando c'è, mi sta guardando a un ma. Ora ci muoio qua, guarda. Ma disegna. Ma guarda sto pochi. Ma dammi sto cazzo da sto buoncino, ma se va a me. Ma non me la minchia. Inutile da matto. La badracca. Ok, pensavo non si poteva rompere per tutta rotta. Sta venendo pure quell'altro che ora c'è di più. Vende quando, no? Vabbè, c'è di avvio, via. Andiamo adesso.
Che vuoi? Sono in live, che vuoi? Ciao, due dita, tutto a posto? Che cazzo vuoi? Sei live? No. Vuoi vedere? Come no? Hai detto sì o no? Oh sì, che vuoi? T'ho detto. Niente, pensavo che non eri in live. Ciao a tutti i ragazzi del canale. Del canale. Vuoi dita? E che c'è nel canale? La minchia. Ah, ciao, sta minchia, tutto a posto? Benvenuto anche tu nel canale. Questo di cazzo. Che c'è? Che materia? Niente, ho visto la chiamata. Ma tu mi hai chiamato prima, che sei scemo? Come tu mi hai chiamato? Tu mi hai chiamato, c'è scritto chiamata avviata da oggi alle 20:01. Tu mi hai chiamato prima, perché sei drogato alle 19:07 mi chiamato. Hai una chiamata senza risposta. Ora, ma prima tu mi hai chiamato ancora. Sì, ho capito, ma che sei fulminato? No, cioè, ho capito. E allora? Sto dicendo quindi che cazzo vuoi? Io? Niente. 50 euro, come dicevi una volta. Ti ricordi? 50 euro, cazzo vuoi 50 euro? Quando ne vuoi? Ah, poi dovevo dirti quella cosa lì che ho letto. Però te la voglio dire in privato. Aspetta, abbiamo muto. Hai capito cosa devo dire? Sì, devi rifare quello là, devi fare. Va bene, ora muto. Basta, è il tuo cazzo. Non ti aiuta. Cazzuolo principale. Aspetta un attimo, vediamo su un culo al sangue oggi. Aspettate.
Ok, a posto, ma ne cagare, che si mi chiedete? Wow, andare a fare. Ma se ne devo andare a fare un culo. Adesso ti vedo, mamma. Guarda, adesso ti basta, vuoi fare il live, vai, tranquillo, dai. C'è un riavvio di due cazzo di tempo. Ma che cellulare è? Vanquest, ah, chi sono spada a spada. Ah, che su Vanquest ancora. Guarda che me da casa mo. Ciao. Ti prendo, poi ci vado a fare la pipì, ti prendo. Ah, vai, ma sono nuovi giochi su Epic. Sto prendendo. Ma fanculo, se da adesso non muori. Comunque non me lo fa fare quel codice lì, eh. Ma te l'ho detto, ho passato chi tocca a fare. Ho capito, non me lo fa fare. Ma faccio che ti c'è live. Boh, credo, non ce l'ho. Guarda che trucchi che vado. Ma dove l'hai preso? Su Twitch l'hai preso? Ah, se l'hai preso su Twitch sì, ce l'ho uno di quelli, ma non l'ho scaricato perché ci vuole un altro browser, un altro programma. Ah, allora io ho capito. Prima, no? No, non l'ho scaricato mai perché ci vuole un altro programma. Un altro coso, capito? Un altro sistema. Vabbè, qui sono fuori a così, ma ammazza. Io vado a vedere cosa. Voleva che io mi mettevo la mia macchina per andare a Taormina, cioè dovevi pagare benzina, non la tasca mia, che io non ho soldi. E più i caselli. Ma non ci scassa assai, minchia. Cioè ti anticipa dei soldi. No, ma nemmeno, non ce la metto più la mia macchina. Donna scudare dalla mia macchina io. Oh, io prendo 6,50€, mica rischiare la mia macchina che si scema. No, lo so. Quindi meno più. Io prendo meno di te. Addirittura. Eh sì, meno di 6,50€. Che cazzo sta facendo? Ma di mi ammazzavo che sto vabbè. Guarda come lagga sto scemone di due. Amore, laggone della minchia! Poi che mi ammazza. Poi ancora io. Allora ci vanno ora a fare un cibo senti. Mi dici sabato, domenica e lunedì. Ciao, di sabato, lunedì, non per il bar. Mamma mia, oh. Pesante. Sì, poi vado a avere ragionito, poi non mi chiama più, poi mi dice, già un mancia io ci sei, ma tu mi hai fatto il contratto senza che io ho fermato. Ma da uno. Pesante. Se non volevo avere che c'hai che cortile, c'hai che per forza. Mamma mia, con la rovesciana, capiamola. Uccidono persone che ti sono la tua umanità. Ma le vasci. Ma che cazzo sono che si stanno sparando, non è loro che si sparano. Le sirene usano come per attirare il vittime verso la morte. Ti dice che spiano le messaggere del tutto. Quello non era. Fuori controllo. Ma che lui si voleva che li trovasse. Aspetta, va, c'è il suono, è un affangolo.
degli indizi perché lo trovasse. Tu non hai un diritto d'amore, ma sempre che non sei tu cara, l'ho mutato io. Quella costo scemo di due. E la storia d'amore, la casa dei Salvatori sta per diventare la mia residenza ufficiale. Piace da impazzire. La pressione dell'acqua ha bisogno di una sistemata, ma il fanno è molto concentrato sulla ristrutturazione. Oh, io sparo che se non muoio. Non mi serviva un modo di distrarsi dalla frustrazione di aver perso le tracce di erano. La nota positiva è che non ci sono stati più ospiti non graditi dopo la collina di una settimana. Lizzie e Zoe sono già l'avevo ammazzato, sarà la persona cara. Angolo. Mi piacerebbe poter dire lo stesso di Lily e Adam. Lily è spaventata quasi me, ma si è messo a fare ricerche sul nostro nuovo nemico. Qualsiasi creatura soprannaturale venga prigioniera in una schiaduce, Alaric troverà il modo di sconfiggerla. Ma che cazzo sei italiano? Io? No, io niente, no. Quelli film. Quante creature, cazzo. Tu sei una creatura. Un Bigfoot. Ok. Bigfoot. Nessun commento sui cerati. Selina è quasi morta per proteggerli, quindi... Anche domani mi ci va a dare ripresso, quindi dovremmo... Ripresso, che palle! Forse se ti ritorno. Permessi per mandarle in gita al mio coglione, cosa ti devi alzare, scusa? E sei già... 6:30 vieni qua. Mamma mia. Pensare poi di tutta la giornata, che bello! Ti paga almeno. Meno male che mi paga, cazzo dici ti paga? Dalle 8 alle 8 ho fatto un culo. No. Minchia, sono 12 ore. 12 ore, 6 ore e 50. Quanto sono? Ti porti a casa quanto in un giorno? Quante euro? E che faccio scuola? No, sto dicendo, non ti fa 50 euro, non so. Che cazzo ne so, boh? Una domanda, Cazzo ne so, ho detto, faccio di minchia. Oh, buono. È una mignotta, non sai neanche. Va. Io ti starò sempre accanto. Minchia, ma peccato non è morto. Esattamente. Vabbè, capriolo contro capriolo. Ma come offendi io? Fa schifo io. Vuoi quello che fa? Il bello, oh, me la testa, non muore la testa, cioè, ma che cazzo a fa? Me piace tenere gli occhi. A te ti piace il cazzo un po'. E che l'ha detto? Ho sentito dalla tua cosa, a me piacciono gli occhi, io ho detto a te ti piace il cazzo un po'. Ogni singola parola. Tendo la tv, cretino. E tu sei sempre più deludente. Sono ancora riuscita a entrare nel tuo mente e non più da quando ci sono. Il giorno ero ripreparato. Vabbè, che tu sei c. Il cittone è precario. Minimi 3, faccio quasi tutto quello che dici, anche quando non voglio. È la tua classica. Avvicina. Andiamo. Che domani. Andre. Ma da chi sono non vuole, da lì! Ah lì ha dato un po' di la vedura che ci sparo! Non è loggato. Il non ricordi l'esistenza alle torture. Ma va fa un culo, devi uscire vicino venga i trucchi catticcate. Ah, che schifo sta gente. Toccano sfotte troppo, Andrio. Non ce l'ho stato. A me non c'è la tu non ce l'hai la sala. Non ce l'ho. Cazzo dici che io sono 24, 60 mesi che la faccio. Vabbè, 60 mesi, ma mingao. La vedo dell'anno 60. Ma sei solo ambulato. C'è il capo del tuo obiettivo sbagliato. Provare a vincere i film. Io penso che ha una versione un po' dark di film. Io sei un babbonato, sono. È un babbonato, sei. Capisci? Mamma mia. Devi bruciare, poi. Lo farò. Devi mangiare, se no te lo do io il pesce. Avrebbero aver viaggiato. 5, 2, 1, 5, 1, 2. Che ne sono?
Come adesso? Sono le 20 e 53. Quando? È 53. Ah, abbiamo ancora voglia. Che palle. 126, vediamo. Due vicini in due città diversi. Proviamo, entriamo tanto. A che vale? Dove devi entrare? Affanculo. Affanculo tu. Munni. Ho trovato un momento. Vabbè, non riuscire a nave. Vabbè, comunque. Il suo vero nome è Sara Santana. Oddio, caccetto. Se Delmo non arriva, lei per primo. Vabbè. Di sera stava con Sax Salvatore nel 94. Conosco questa storia. Demon ha ucciso una donna incinta. Cosa peggiore che abbia fatto. È discutibile, ma è di certo tra le più orrende. La bambina è sopravvissuta e si chiama Sara Ness. Stefan si è assicurato che venisse adottata da una famiglia. E ha creato un fondo fiduciario e l'ha tenuta al sicuro. Perché Demon dovrebbe prendere la bambina? Non lo farebbe, non sa neanche che esiste. Ma lei e Enzo hanno avuto una storia controversa per un po'. Che invece, secondo voi, è un'idea di Enzo. Voglio entrare nella sua testa. Voglio solo proteggere sé. Tutto qui. Procede se ma si sta guardando Supernatural. No, non lo so. No. Sam Winchester. È loro. Ma pensate di quando siamo al Rani. Ho mandato risposta a fare il test del DM. Però con la mossa più a carriera. Ormai non sei a Washington con i tuoi amici per occidente? Quante persone servono davvero per una ricerca sulla mitologia greca nella biblioteca del progresso? Ma hai sentito la frase pubblica o muori? Voi vi aiutate a non morire. Lui, riconosco la voce che sto fossi capo. Quindi pubblico sul serio un articolo sull'accidente. Una mazzata di fila. Come mai tanto? Ho un termine ultimo per la pazienza. Ma perché perde tempo qui invece di fare ricerche come noi, allora? Primo, non ti ho ancora visto prendere sul serio il tuo carico. E secondo, sono tutte circostanze e piena di misteriose informazioni. Ah. Adesso c'è una parete dove prima non c'era. I miei amici mi hanno dimenticato. Vabbè, ma ammazzano. Perché lì? Sua voce. Quindi la sua teoria è che Harvey sentisse la voce... Cittadino. Di una creatura soprannaturale. Guarda. Come sapeva che ero là, cittone di merda. E vista in miglioranza, poi oggi è più facile leggere. Ora si leggono anche gli angoli. Non so, non lo so che fare. Tizio d'estate 1790. 1790. Ho già visto questa data. Nell'archivio. Visto? Le sono fondamentale. Azienda, Giorgio. 29. Forza, in mente una persona. Diciamo di per aspetto e con una voce profonda, sarebbe un meraviglioso braccio destro. Se solo riuscisse a sbalzarsi del suo complesso da marchi, non si gioca così da finire. E non importa la risposta è Gesù Cristo oppure il secondo è quello giusto. Perché resisti ai suoi ordini? Io non resisto a niente, sono qui a dare la caccia a Sara Nelson, come te e come le istruzioni. Cosa ti fa pensare che faccia il sistema? Sì, sei qui, ma sei distratto. Non ti stai divertendo, Sei veramente pesante. No, sono molto coinvolto, vorrei che lo fossi con me. Finalmente abbiamo un incarico facile, seguire donne inconsapevoli che se nel caso abbiano lo stesso mio. Perché non dico di questo cambio di programma? Perché mi chiedo che abbia in mente più. Perché all'improvviso ha messo in pausa il suo misterioso e grande tracchiaro? Un'altra priorità, darti una bella lezione, di cattivo umore e ora volete spegni la tua vita. Proprio parlare, perché fatemi così tanto, anche se non provi emozione. Non ho paura di lei, ma dell'anteprima dell'eterna dannazione che mi hanno sperato cambiare. Niente. Sono giochetti mentali, non c'è niente di reale. Sono d'accordo con nessuna delle tue luci. Ah, ecco. Sara Ness. Mi chiedo che il yoga non ci fa sentire. Un certo uomo prima di tutto si presenta a dentro. Possiamo parlare in privato, sì. Ma perché poi fate due contro il futuro? Ma io lo saccio, perché cazzo si mettono? Stavamo dimostrando scherzi di d'accordo, si mettono. Sicuro. Venga, sì, si sparano fra di là, poi si giro verso di me tutti e due contro. Ma non fa un culo. Se la prende tutti i giorni, quindi non riuscirà a spontanea volontà. Un limoncello, tu, un limoncello. Vedo che sei ancora in affitto.
Non posso comprare, dopo aver saputo che il mio fondo viene del Salvatore non ha più un cessato assegno. Non accetto denaro da killer killer. Che ne so? Voi perché siete alle meno due? Si danno tutto da là. Non fare sapere. Mi sono già un cazzo. Ma come cazzo fai a beccarmi di lì sotto? Che non sto prendo te che è arrivato prima. Esatto. Io non lo so, ha visto le dame che fa. Aspetta, una telefonata importante. Posso sapere quanti messaggi le manda Giorgio? Più messaggi in sito, voglio assicurarmi che sia noia. Non la babysitter sexy ha tutto sotto controllo. Non è sexy. È vero, perché la voce non fa un culo mucca di bestia. Ho scritto su sulla ricerca, per favore. Sono sicura che questo archivio ha rivisto infantile entusiasmo. Il 21 giugno 1550. Mentre il ricevette l'misteriosa spedizione della città di Mystic Falls. Vabbè, appena ne nasce Gesù. Abbiamo portato la testa della stessa e il suo manufatto è stato lasciato in superficie per sicurezza. Tua testa, il mio talento dalle salvatrice mi sfida in. Secondo oggetto, 21 giugno 1970, ma lo salto da figlio di 1.000.000. Non ho mai fatto ricerche su qualcosa che poi ti amo. Ho già di con te a quanto vuoi. Non sul trono di una frizza con dentro una frizza. Ok, siamo da dietro, ma è stato un bel una minchia ora però, eh? Sì. Minchia che cittone, oh! Siamo? Cosa, io non la fai male, no? Cazzo è che manda messaggi? Mi chiedi il fondo di un pozzo. Dall'appartamento di Sara. Sono uscita per lasciare a Bonnie Enzo un po' di paesi. E ti trovato Enzo? No, ma in un primo momento sembrava volesse fuggire, ma poi hanno cercato di restare a casa. Ma come fai? Con la porta di una. No, per conto una specie di controllo della. Riesce neanche a portare tutto. Adesso fai così? Silenzio infinito dei messaggi criptici. Non troppo qui. Non per essere finora, ma okay. Possiamo uscire, speriamo che Vangu sia aperto. Vediamo. Vediamo. Quanto ho capito vuole due fedeli soldati che restano fuori dalla mangiata. Aveva un aspetto orribile, prima di nutrirsi di 87 visti, mi faceva paura. Perché tu e te? Eravamo nella cripta quando aveva un angolino, non lo so cosa. Un angolino? La mia aspetta è che altri possano succhiarlo. Ma non ti dico se c'è qualcosa. Ma che cazzo, se tutto così, allora sono online, che ora so. Ok, riavviato, posso andare. E non lo siete neanche voi, se non state qui. Non posso permettermi di pensare quanto tu sia. Per te sono importante. Faccio fatica a credere. Cerca di capire la situazione. Il nemico è il frano della mia mente. Aggredite i miei pensieri. Vabbè, ciao, Davide. Mamma, ma che bordello che fa. Che c'è io? Ah, c'è una cosa. Aspettiamo. Devo andare a coricare. Magari a mezzanotte. Se mezzanotte staccavo tutto così. Ma sveglia, potevo metterlo tipo 5 e mezzo. Invece 5 e mezzo poi. Perché giro, mi picchia e la lascerete.
No, si nota molto questo cazzo di ciuffetto bianco. Avicchiai. Allora. Io. Yeah. Devo usare la sabbia, no? Posso usare. Ecco. Ora allora, ci mando un messaggio d'amore in privato. Oh, yeah. Che cazzo è su testa di cazzo? Fatto. Check. Dove stai? Vicino a casa nostra. Civico. Non te lo dico. Muoviti. Non te lo dico. Tu sei un poliziotto, sei. Muoviti, dimmi dove stai. Dove sei tu? 209. Io dove vengo da te? 209, giusto? Sì. Che bello c'è sta moto qui. Arriva qualcuno. Vuoi l'NPC? E che stai facendo tu va? Niente, sono uscito da Vanilla, non so dove andare, t'ho chiamato. Oh, che brava. Dove sta? Sembra Vanilla? Ti fai miliardi, ti fai. Ma qua miliardi non c'è un dollaro. Sembra la Menduso, sì. Comunque vengo va, così mi devo mangiare. Ti serve da mangiare? Allora vieni a Vanilla, va. Che palle. Non li ho presi manco per me, guarda. Ringoglionito che sono. Ah, meno male che lo sai che sei ringoglionito. Guarda, si è messo online, la facetta invisibile. Ah, è stupido russo. Vado via. Medio, sì. Con la maglietta andata a maga con il cazzo. Oh, da chi sei? Ah, visto che non eri sabato. Oh, yeah. Hai fatto ora la sub, strunz. Visto poi che hai preso 21 mesi. Però 3 mesi di continuo hai fatto. Quindi magari c'è un fandino, su Twitch. Oh yeah. E vediamo se ci arriviamo su sti soldini qua, tramite Twitch. Ma non penso proprio. Vuoi tempo? Sta arrivando, però non tempo. No. Vaffanculo. Dove state? Stiamo andando a rubare la vanilla e mangiare. Per rubare 5 a 5 ho preso, facciamo 3 a te e 2 a me.
sto qua fuori, eh. Scusa, 5 e 5, non è 3 a testa, eh? La matematica! 3 a 3 da voi, sei tu? Aspetta che la parcheggio. La parcheggia, che la macchina è sua? Ma? Posso di macchina si è comprato questa? Ma davvero è suo quello cesso di macchina? No, oh, cazzo. Che si fa? Chi sta nudo questo in macchina? Eh? Chi sta nudo? Tua sorella. Che facciamo? Che facciamo? Siamo solo tutte e tre. Quale pietre? Oh, si è fessato quelle pietre. È innamorato con le pietre, si è comprato quel cesso di macchina. Andiamo a fa... niente, ma siamo entrati. Quella macchina per chilo, cazzo. No, potremmo andare a fa... buona, la piena, la figa. Sì, la figa, facciamo un successo di macchina. No, oh, prima andava bene sta cazzo di macchina, ma che buono. Non è pilota, però non è buono. Forchettiamo con la mia e ce la facciamo. E certo! Se non andiamo alle pietre. Dove stiamo andando? A Nicky, scommetto. Sì. E quando mai? Però quando guidi, leva di là la maschera, perché io poi inizio a cagare con il cazzo. Non dobbiamo fare qua. Vediamo se c'è qualcuno in giro, no? Bravo. Ah, maschera. No, la devi togliere, che mettere, scemo! Ani e Ciro. Vediamo chi lo chiama. Chiamata, vabbè. Servizio di segreteria. Oh, prima suona, poi tu servizio di segreteria, ma questa è storia. Io mi vado a cambiare l'outfit per far cagare. Che senso a cagare? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Sezione sotto. Come ti permetti? Stai calmo tu, leone. Ma che ti hai dato, coglione? Io smaccio. No, ha detto che l'outfit fa schifo. Vabbè, questo lo squagliamo nel latte. Come biscotto. Beh, vedi se c'è qualcuno? Ho chiamato, non risponde nessuno. Tu l'hai fatta le missioni? Ah, poi non c'ho 25.000 sporchi. Ma suona e me lo chiude, maestro. Hai tambe questi soldi che li posso. Li vuoi? E vieni. Ma poi mi insegni a saltare con le braccia consette, eh. Levatela la maschera, ti disse. Quello è un piccolo traiettino, hai visto come facevo? Hai imparato il trucchetto che io mi rubo le cose. Profumo, bravo. No, porco due. Non ce l'hai dietro, scemo. Lo so, ce li avanti. Dietro hai 3 kg e passa. Lo so, 3,7 kg? Sì. Mi siete messo a farla allora? C'è la foto lì, fra. C'è la foto, che foto.
Inga, che macchina è? Buonasera, caro, come stai? Oh, sì, l'ho ripetuto tre volte, devi vedere la maschera. E ancora con la maschera. Ma succede qualcosa, c'è un cazzotto. Tale sto cazzo di pedisoma della testa. Passa montagna, cioè. Preservativo, pare. Sì. E lei vado con sto preservativo. Si è scemo. Ma tu lo sei saputo dove si vende un cazzo di pelle? Ecco. Ma tu lo sei saputo dove si vendono quel cazzo di pelle di dalla caccia? Non ancora. Andiamo a la banco dei pegni, vediamo se vendo lui. Le compra. Metti il GPS, madonna. Sembra mia nonna, ogni due minuti metti il GPS. Ci tiene particolarmente Nino il GPS. Mamma mia. Come stai, caro? Ma magari, sai, non vorrei che dovrei cambiare le gomme per far andare bene l'auto. La devi proprio rivendere questa, Dani. Chi se la compra? L'usato. Tanto dopo vado a prendere l'Abarth. $120,000. Non me la paga zitta. Sì, vedi. Quanto costa? 120,000. L'Abbat, ma che sono scemo? Cioè, sa chi li possiamo vendere? No, non ho idea. Però credo, boh, nelle zone della caccia mi sa che si vendono. Ti vendono di là? Credo di sì. Per la. Ma vedi, però ci dovrebbe essere una casetta là, giusto? Ma no. No? Guarda, controlla lei. Devo andare là fuori. Mo. Poi devo chiudere il locale, non posso andare. Comunque, boh, devo provare a chiedere, ma sinceramente non lo so. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Vabbè, scusate, ciao. Ok, la ringrazio. Ok, la ringrazio, arrivederci. Vai a puntino, vai a puntino, vai a puntino. Puntino, punta. Monne. Monne. Ma Monne si è sentito. Possiamo andare a processo 3? No. Sì. Ma che te lo dici? Dica sì. Poi lo dice ancora sì, ora ci spara. Vabbè, quello è il minimo. Massimo, ti dice, mica il minimo. Il minimo è 4. Svegliatevi tutti e due. Passami 250 che mi cambi. 250. Che maschera ci abbiamo noi? 49. Se ti fa parlare 52. Morti di fame qua dietro. Ma tanto te li ritorno, morti di fame dove sei? Va sempre a fare il bidon, già manco $250. Che colore è? Eccolo. Lo shot, tu giù.
Ho avviato la rapina, Ma che hai avviato? Ma che sei scemo? Fammi un live. Faccio un canoce, sei scemo. Ecco. Oh, veramente, azze. Ma hai letto il giornaletto? Come? Ho visto, ma si sembra un solito, sì. È vero. Mi sono dimenticato, dai, ce ne andiamo quindi. Aspetta, prima fammi cambiare una cosa. Chiedi a me non scusa. Questa di minchia. Aspetta, fammi fare l'outfit. Chiedi a me non scusa, che sei un coglione. Che puttana, oh. Va a fare la rapina. Non si può fare. Questo era one, cioè subito. Sto cazzo, mamma mia, ma non lo so. Quando vanno così e non si vanno ammazzare. Dai, dai. Va bello, l'ho ripetuto. Usando. Fa dire, qual è il problema? Ma sei un coglione. È un problema così, Sei un coglione, sì. Non mi fa scrivere. Devi fare quello dell'azione, mi pare. Ho fatto sdasciazione. E allora, Tanto mo sta rubando la mica sta macchina. Vabbè, che facciamo? Gli ridiamo indietro? Ma cosa? La roba. Quale roba? 70 secondi mi fa... Dai indietro un caso. Fai il report e contatti direttamente Baldone. Quella è la ridai. Perché è giusto. Anzi che non ti prende qualcosa. Vabbè no, che cazzo ne facciamo? Cioè... Senza divertimento così vale la pena, ce l'ho indietro. Eccomi. Dai, andiamo a fare un negozietto, andiamo a fare una fliga, andiamo a fare un negozietto. A posto, la pena annullata, a posto, andiamo. Ma allora si sciò pure tu. No, cazzo è vero. Non possiamo fare niente per adesso, è quasi illegale. Beh, mancano 9 minuti, potremmo andare a prendere una macchina veloce. E vi fate i negozietti tutti e due. Sì. Ma la macchina che ti sei comprato tu quanto costa? 50. Full kit sarà 25, penso. Sì, 20. Ma non l'ho fucchittato. E perché non l'ha fucchitta, così devo seguire per fare la fine? Non c'è soldi. Volevo andare via. Guarda, quella dietro, quella dietro, quella dietro. Fermo. Vai dietro. Che ne pensi? Ma questa vale come azione illegale? Ma questo è il pedale, è normale o è scemo? Oh, io non lo so, se non sono normali non li prendo io, va! Ma che cazzo di macchina si è comprato? 50.000 per quel cazzo? Vai da Benny, va! A Benny. Poi a Benny. A Benny. Che cazzo è Benny?
Qua c'è il concessionario aperto. Auto officina. Ah, ho Bendis. E che fai, ho Bendis? Devo comprare l'auto, 120k. Devi fare? Comprare l'auto, l'Abarth. E a Bendis la vendono? Sì, mi pare di sì. Cosa lo dici tu? Madonna! Oh, ai, ai. Dove stai andando? A Bendis. A Bendis. Arrivo. Perché ne ho 69? Non Covent, non Zanno, guarda. Insomma. Ma insomma per davvero? Oh, ti apposto, fra! Dire? Sì, sì. Sto a posto? Sì, sì, dai. Scusate, non mi ha frenato la macchina. Manco la nostra! Cercando di frenare. Niente, se queste ruote fanno cagare. Esatto. Ok, ciao ciao. Di macchina la lambretta è una lambretta ma come mai ci sono 69 secondo anzi ma non ci sono cara da amici fatta di parlare sta macchina che fa boom ecco quella vecchia guarda lì vai avanti vai. Oh cazzo, l'ho messo a posto. A dopo, dopo tutti. Vai, torni indietro. Dopo. A dopo, c'è. Salvate le auto in garage, ciao dopo. Ma? Dimmi scusa? La 500 Abarth si potrebbe vedere. No, Abarth in realtà no, è la 500 Bendis, però viene. Piglia quel cesso di macchina tua, così la facciamo un po' insieme, beh. Che costa meno. Va bene. Eh sì, la tua, qua la mia. Oh, grazie, che cazzo. Vai, fra. Ma come è che si è svegliato con sta voce di me? Si è svegliato John. Vabbè. Vai, entra, vedi quanto ci vuole. Vendi, giuro, vabbè, vai, la faccio io la pago se vendi. Andiamo a pagare lì, sì. Scusami, caro. Hanno detto a me. Ma voglio lavorare o cosa? No. Come no? No, ti devo prendere a pugni o cosa? Eh? Ti devo fare la pelata o cosa? Rispondi. Cazzo volete tutte e due? Spacco la faccia tutte e due. Ride in macchina, quella che è entrata. Ah, no, pezzo di poco. Lui ti deve fare il full kit in questo cesso di macchina. Dice che costa 20.000. Oggi sono venuto alla collegamento 20-21, non mi ricordo. Secondo te lo dico subito. Sì. E ora qua? Ah, ok.
che macchina. Guardami la sta cagata. Questa pallina non la sentiamo. Aspetta un secondo, devo sistemare un attimo. Arrivo subito, faccio un attimo puff. Ma magico, è magico, ha fatto puff. E niente, la blusa arriva stasera. Ha detto un attimo, faccio puff. Fatto puff. È magico sto ragazzo. E dici di far scambiare le gomme a quell'altro, chissà si riprende? Ma chi? Per la macchina tua, io ti darei il fuoco. No, quella, il terremoto scorso faceva 2,70. Guarda come dico da ma. Che vuoi da me se si ho per singolato? Guarda ma, vedi quanto. E che c'entro io? Oh, guarda se scemo. Affanno. La macchina. E peccato tu, cazzo vuoi. Sembra l'occhiale, fa cascare. Oh, ora lo prendo qua, Nino. No. Cazzo, RF, no. Dov'è? Aspetta. Tutti di là sono tutti su... Vabbè. Meglio fare questo. Ma come finivo? 20 anni dopo. Beh, è evidente, caso. Eccolo. Siamo? Non la sentiamo. Ora mi sentite? Yes. Sì. Perfetto. Scusatemi ragazzi. Che scemo, ma là. Ci sei? Il full kit di quest'Audi costa 90.000. Ma che ma... Fra... Ma come 90.000? Stai scherzando? No. Ma come fa a costare il full kit della macchina? Fra? Questo è l'F9, 9F. Appunto, la macchina costa da 50. La collega oggi mi ha detto 20. Sì, scusami un attimo, caro. Vai, che vai. Qua i fogli Excel sono tutti a puttana, un secondo. Che cazzo, appunto. Già, la macchina 50 ti costa 90.000 il fucchito, questo pazzo che lo compro. Madonna, è andato quell'altro sfiammato di Nino. È là. Dove? Ah, sì. Sì, il full kit costa 21.000. Okay. Lo vuoi? Fai la fattura. Fai la fattura a me, chi sei povero. Yeah. Grazie. Grazie, grazie. Se no puoi fare pure 10 e 10, eh? Pure 10 e 10.
Dillo, che vuoi? Dillo, te dai da cazzo. Arrivata? Pagata. Numero uno. Allora. Ecco, ora divetti. Neri vuoi oscurati? I vetri vuoi oscurati? Cazzo, eh. Eh? Sì, sì, sì. Oscurati. Cazzo, ma che è? T'ha mandato un bacio, non l'ha visto. L'ho ringraziato, ignorante Cafone. Ha detto ignorante il Cafone, l'ha detto. T'ha dato un bacio volante. E a te ti chiamato ignorante. E Cafone pure. Come hai ignorante? A chi è ignorante? A te, ignorante Cafone. Fari all'oxeno come vuoi. No, no, quello non mi interessa. Ok. Allora, spoiler. Spoiler c'è solo questo, lo vuoi? Oddio, ma che cosa? Caro, lasciami. No, non se te lo giuro, non ho fatto ehi. Niente. Ti giuro. E non la finisci, non ma io fatto non so. E mo li mandi e stai fermo. Aspetta. Ti giuro, non ho fatto niente. Lo spoiler lo vuoi, caro? No, che dite, ragazzi. Ma questo è l'unico che c'è? Infatti, secondo me è brutto. Allora, teniamo quello normale. Devi far trombare giù anche a porta, stai. Ma no. Allora, la targa come la vuoi? La vuoi nera? Devo. La targa... Sì, nera. Ok. Allora. Paraurti, guarda qua le minigonne. Davanti. Ok. Dietro di qua. Minigonne laterali. Usciamo. Ma dove state fermo? Mamma. È il salto, per favore, Jeff. Stai lontano da me. Motore, sospensioni. Ma è tutto al max. Che cagata. Tutto bassa? No, tutto al max. Andare, tutto Jeff, al basso. Tutto alto. Certo. Come no, è basso, alto, ti sta dicendo. Ma no, da me li smuove. Lui, il meccanico. Mamma mia. Non ho capito che cosa mi senti di alto o basso. Le sospensioni, cretino. Non ho capito cosa ha detto. Pallone, non capisce più. Cazzo. Sì, madonna mia, proprio. Senza testa. Ma? Ma? Ma lei è magico. Come ha fatto a girare la macchina? Come ha fatto a girare la macchina, cretino? Perfetto. Perfetto, siamo a posto. E basta, non c'è il colore. Motore fatto, freni fatti, sospensioni. E tutto quello che c'è da fare. Può cambiare le gomme a quell'auto, per favore. Alla tua? Ciao ragazzi, buona serata. No, aspetta. Valla a provare, vedi quanto fa ora, no? Vabbè. Va. Ho detto valla a provare, no, valla a sfasciare. Che la troia, cazzo. Sì. Ormai sta nel pallone, ragazzi. Non so dimentica più quel bacio adesso. Allora. Che tipo di ruote volevi? Guarda, stavo per queste SUV, ma come se fosse che l'hanno rallentata molto quest'auto, SUV, abbiamo queste. Queste sono carine. Ma sì, lascia queste, va. Queste? Sì. Okay. E non andare avanti. E mi togli pure quella striscia bianca. Metti la stessa parte. Ok. Quindi colore. Adesso secondario. Opaco. Così? Sì. Perfetto. Dalle una sistemata. Vabbè, nel frattempo ho fatto il mio furgone per vedere cosa me lo riparo. Dille che sto portando il mio furgone. Deposita e vedere qua. Fa cacare.
Ma anche la mia fa cagare, non ti preoccupare. Me la stai riparando? Meno male. Ma quella è mia che me la ripara, fucchitto, vediamo. E stai fermo. Eccola te, caro. Manda a vedere se è cambiato qualcosa. Mettila nel garage, ti mi raccomando. E allora, questo mi è costato 36, quanto è il fucchitto? Un secondo solo che segno le modifiche fatte al signore. Ok. Vediamo. Allora. Full kit, volevi sapere? Sì, e poi una ripatatina che fa così per in totale. Va bene, aspetta un secondo. Non lo quando c'è io. Spietta. Ne parlando otto. Ma sin danno rosso non si può fare niente? Perché non glielo brucio la moquette? Fai finta che è caduta una sigaretta. Ma te fai, allora, cazzi tu? Il full kit caro, il full kit caro ti costa 14.055. Ok. Più la riparatina, più che ne so, qualche colore. Ok, allora. Volevi vedere il colore, no? Allora, il nero lo volevi lasciare, anche il primario volevi... Tutto nero volevo. Poi se c'è qualche libre non lo so. Ma va. Dimmi tu come lo vuoi, opaco, lucido, metallico, fluorescente. Metallico. Metallico. No. Ma che sta facendo? Sbagliato. No, ce l'ho. È scemo questo. Lo usi per andare a lavorare questo? Sì. Ok. Allora te lo facciamo. Gli interni, il colore degli interni lo vuoi cambiare se possibile? Sì, sì. Ok. È caduto un mozzico di sigaretta. Oh, ma devo fare cazzo tua, mamma mia. Ma non lo schifo, Sindano Rose. Ma fatti cazzo tu. Si può cambiare, sì, sì. Mica le spalle un po'. Ok. Allora, c'è nero, nero carbone, acciaio, acciaio nero, graffite, argento, acciaio laminato. Andiamoli un po', mica ci sono un botto di interni qua. Madonna. Va bene così, no rosso. Come, così? Sì. No, quello prima. Questo qua, rosso vino? Ma manco sembra rosso, io lo vedo nero. È rosso vino questo, se lo vuoi nero. Nero. È questo qua. Ma rosso vino non è male, lo sai, anzi. Ma ti fai cazzo che te lo rimetto, aspetta che te lo rimetto. No. Eccolo qua.
No, qual è il rosso vino? Lascia quello nero. Il nero? Sì. Ok. Non cambia un cazzo. Vuoi cambiare... No, vuoi cambiare qualcos'altro? Ruote, qualcosa? No. Ah, ti devo fare il full kit, no? Eh sì, vado sì. Yes. Allora, vabbè, non turbo. È compreso il full kit con le cose estetiche, dai, metti qualcosa, che te ne frega. Ma te ne vuoi andare? Metti minigun, paravo tutti d'acciaio, queste cose ce li hanno, tutti in acciaio. Eh sì, ma costa 1000 sarà, no? Non ce li ho. No, è compreso col full kit, tranquillo. Sì, vabbè, arrivavo, come cazzo. Ne avrei cambiati 1000, qual è il problema? Qual è il problema? Devo darti il proprio peso a te? Ma uno cambia. Non capisco qual è il problema. Sospensioni come le vuoi, alte o basse? Basse. Basse, ok, eccolo qua. E poi ti avevo detto se c'aveva una lì prima. Ma non ci stanno le auto di cazzo qua. Ma che è veramente? Ma che sta facendo quasi più punto sopra, non mi capisco. Ma non c'è qualcosa di estetica? Di estetica no, lui vuole solo il full kit gliel'ho fatto, i colori li ho cambiati, se vuoi qualcosa di estetica dimmelo pure. Quanto costa però l'estetica? 1000 modifica. Vediamo che c'è, dai. Ok, aspetta un secondo. Oh, bella modifica. Allora, ci abbiamo lo spoiler. Beh, se vuoi vai dietro a vedere. No, questo no, questo no. No, no, gira, gira. Questo. Questo? Yes. Okay. Poi ci abbiamo le minigonne. Questo qua. Questa? Ok. Sì. Sono già su 2000. Poi ci abbiamo il cofano. Guarda come ti piace. Guarda che so qua. No, quello di prima. Ti piacciono? Sì, danno indietro. Quello di prima, prima. Aspetti, sento... Ti sento pochissimo. Aspetta che cambia. Quella di prima! Questo? No, torna indietro ancora, ancora. Questo qua. Questo? Yes. Ok. E adesso c'è mela. Quindi vuole una riparata. Poi ci abbiamo la griglia davanti, guardala. Questa è quella base. Porca puttana, che macchina è, gente? Il motore è a posto. Ma è che cambia tanto davanti. Qua si cambia poco questo. Appunto, no, no, lascialo male. Allora, i parafanghi. No, qua è inutile, no, si vede un pochissimo. Allora, no, si vede pochissimo, no. Il tettuccio, ma non penso ti interessi. No. Ok. Ma che minchia di modifiche fai al furgone, dai? Ma dove fai i cazzi tu? Mamma mia, fa schifo, fa. Che minchia di modifiche fai? Poi se vuoi potevo aggiungerti. No, non mi interessa. Faccio a casa, gente. Questo non ti interessa? No, no. Ok. E... ci sono non ne ha lì, vile. Ecco, davanti. Ah, c'abbiamo le lucioni davanti, se vuoi. Che nuovo. Vediamo le altre. Ah, sono queste qua. Queste? Queste. Ok. E per il resto, basta. Non ne ha lì, vile. No, livrea, aspetta. Sì, ce li ha. Oh, ma li fai i cazzi tu pure tu? Guarda, mi state facendo girare i coglioni, mamma mia. Questa qua, a posto. Questa? Yes. A posto. Chi c'è disponibile, ragazzi?
Dove? Allora, ok. Boh, ouch. Confermiamo. L'ha riparato, vero pure? C'ha ragione, bravissimo. Mi sono ricordato. Vuoi anche una pulita? Ah, no, tanto che cambia. Ok, ti faccio fattura, aspetta un secondo. Te lo faccio fattura. E lei mi davanti, oh, ma mi state cagando il cazzo tutto e due, eh? Minchia. Fa 10.000 in più che facciamo in forchetta la mia auto. Ma vaffanculo, va. Lo paghi tu il tuo forchetto dal cesso della tua macchina. Io. Chi è che scrive io? Astro sicuramente, ecco. Ma fai un roccio. A te, caro. Perfetto. Ricordati, ricordati sì, di... Sì, la salvata può salire subito. Ciao, caro. Ciao, Fra. Beh, sembra se mi fanno uscire, ma... Ok, poi ci penso lui. Dimmi, caro. Ok, ci sto pensando lui. Minchia, quanto è grosso? Ha bisogno? Sì, caro, c'ho la macchina bianca da modificare. Ok, portamela. Dove stai, Azze? Sto andando a mettere la benzina. Questa a destra? Prima di dire i soldi. A che benzinaio sei andato? Per dire, almeno. Vado vicino a Vanilla, là, che cazzo è? Ma io sto al 385, vaffanculo, ok. Ma Jeff? Jeff, che fine ha fatto? Che ne so? Non è subito. Boom, boom.
Check radio. Non so noi, Anze. Ma mi sa di sì, che allora sei andato senza dire niente. La gente se non ha quitta così senza dire niente. Ti vuole dare, ti vuole dare un po' di roba? Chi so questo? Bravo. Oh bravo. Oh. Oh! Merda! Questo è caro. Tutto a posto, dimmi. Nulla, nulla. Devo solo guardarti un attimo intensamente negli occhi. Ottimo. Ha detto che sei bellissimo. Grazie. Vabbè. Ah, però non sei il mio tipo, ciao. Sì, andrebbe di farti ciucciare i piedi. Ma se li vedi. Di cazzo. Io l'ho detto che non è il mio tipo. Che approccio per parlare con la gente proprio, mamma mia. Andrebbe di spa. Vabbè. Jeff. Ma la potenziale sta mai anche. Ma più veloce. È tutta potenziata. E cammina così piano, madonna. Sì. Cagata, vai, vendita. Siamo a concessionario, vedi quando ci offre? Poi, non so se ci sono. GPS. E quando mai, minchia, per chi ci vende, va? E poi mi scassava il... E c'è Davide, eh? Niente, fanno delle più ormai, ma mamma mia, come cazzo qui? È sta auto che c'ha i saponetti sotto le gomme. Vendetela, va, così ti compri una migliore. Stava pagata 90.000 più 120. Cazzo ne so, lo sei tu. 120.000. Ora mi metto soldi da parte per compri il cambio. Ma c'è una persona? No, ci sono due, buona signorina. Pallone raggi, che ora so è proprio un stacco. Mi senti? Mi senti? Sì, sì, sì. Vuoi testare un'auto? Ah, vendere? Sì. Due secondi, che senti, eh? Due secondi. Oh, ma è sottile sto vetro, non riuscire a sentirmi, mamma mia. È sottilissimo quel bel. Guarda là, non c'è niente. Hanno chiesto di tornare tra mezz'ora. Sì. Scusa, caro. No. Andiamocela. Cioè, non possiamo fare un cazzo, ma che, veramente? Ma che ne so che gli sta succedendo? Prima rompono la minchia, poi ora poi spariscono. Ma meno male l'ho scritto cosa dobbiamo fare. Vabbè. Chi è questo? Ai vabbè, che è? Dopo il avvio stavo disponibile, compa. Cioè. Ma l'altro che fine hanno fatto? Non mi dire che Jeff si è fatto prendere. Lì. Mi metto a dire se si è fatto prendere il cielo.
Non lo so, non credo. Andiamo al giro, va. Vediamo, vediamo se c'è, non c'è. Non vedo nessuno, manco allocato io. C'è uno, no, ci sta, ci sta, ci sta. Ma come capito, ci chiamo, mi chiudo telefono. Tu perché non facciamo una cosa sola? Che cosa? Tu cocciro? Cosa io cocci? Che cazzo stai dicendo? Cosa io conci? Un'unica cosa. Eh no, sono troppi, dice lui. Questo ce l'avevamo fatta. Anzi, gli ho detto pure se vuole un paio di mandare a noi. Oppure 5 ci basta, 6. Le solite traiettine, ma. E mi farà sapere, la stessa cosa Leo. I tuoi, ho scritto all'amico tuo, ma proprio mi cacavo proprio, complimenti, cioè dire, educazione. Jeff, così il punto bianco sparisce. Questa è la bocchina. La macchina, penso di sì. Ma
Ma sei vero che ti ha salvato David? Oh, ci sei? Oh. Ma sai che ti ha salvato David, eh? Perché? C'era un gruppetto tutto vestito di rosso. Beh. Dove uno fosse prendere. Ma? Vedevamo tempo. Ma io Jeff vorrei capire che cazzo di fiamma fare. Ecco. Fare la pine? Che ne pine? Devo fare beccare subito. Ma l'hai provato tu la missione del boss? Quella a nord? Ma ce l'ha proprio, 2005. No, 10.000 dai. Mi sa che tu non l'hai provata quella a nord. A nord no. 10.000 da. Però c'è da sparare però. Andiamo. Andiamo, la fa fare personale, non è incondiviso. Vabbè, di ciubotto poi. Mi raccomando, il ciubotto ce l'hai. Un po' rotto, ma c'è. Un po' rotto. Vabbè, in caso prima ci fai. Tutto rotto. E poi te lo compri. Vedi che io fra un'orata qua chiudo le occhiette, domani se lavora. Ma stamattina che stavi a fare? Niente, che prendendo la droga con il furgone, che è quella bus? Eccola là, vado dove ti sto portando ora. Quindi stai attento pure al furgone, non ti fa scoppiare le ruote. Cosa è quella cosa? Scemo da qua. L'ho crashato? No, è qua. Crasciato, ma
Tenet. Aspetta, quando c'è Tenet che c'è il sfondo di chi non mi manda un cazzo di WhatsApp. Appunto, io già rispondi di WhatsApp di Vinci. La radio. Ah, solido, 8-2, 8-2. Mi senti? Jack. Jack. C'è qualcun altro. Non ti sentiamo. Questo sarà William, di sicuro. Comunque, combatte, io te lascio là e poi vado a chiudere gli occhietti. Mi vedo un filmino e poi nuovo buco. Mi devo alzare alle 6. Ma come? Lavoro ormai, tutta la giornata, mi danno verso le 11. Sicuramente ci sarà William. Allora prendi qua la missione, poi vai lì dentro e ti prendi il furgoncino. Dov'è che sei il furgone? Lì dentro sei il furgone. Stai attento. Cazzo qui la gente, è un NPC. Qualche NPC. No, non è che sono NPC, comunque da. E sono un gradino di alza, se vuoi. Alex, tu scemo, coglione.
fuggimi se si 18 pop. Vabbè. Ecco, bello, vabbè. Potevo mettere le cose aggiuntive, ma non so. Vabbè, ragazzuolo, io me lascio. Vediamo a chi me lascio. Perché devo andare a dormire domani tutta la giornata, che bello. Vi lascio. Ragazzi, c'è online delle amichette nostre. C'è nessuno. Devo poter lasciare anche a... Me lascia Baldone, va. Me lascio a uno dello staff. E si vede domani sera, forse, se faccio live. Vediamo. Ciao belli.